Buongiorno, sono Attilio Bachetti, titolare del pizzaiolo della pizzeria Attilio in Pignasecca, Napoli, dal 1938 come sede principale. Sono nato in pizzeria, dall'età di 5 anni che sono stato sempre in pizzeria, quindi poi vedendo i pizzaioli lavorare, l'arte della pizza mi ha sempre affascinato e sono rimasto a essere un pizzaiolo. Per me la pizza è sia un fast food, cibo veloce, che un'opera d'arte, perché tu ogni pizza che vai a creare la devi creare come se stessi facendo, è una cosa a sé, cioè come un artista che fa un quadro, un'opera d'arte la fa in quel momento, è singolare. La pizza è una forma d'arte perché tu devi abbinare tanti ingredienti che debbono sposarsi bene, dall'olio al pomodoro, ad altre fantasie che uno può avere, sia per i colori che ci debbono stare sulla pizza che come gusto. Per me la tradizione ci deve stare, perché è fondamentale per tenere forti le nostre radici, con la margherita e la marinara, ma innovarsi nelle fantasie di una pizza, sempre mantenendoci nei nostri canoni, con l'impasto, l'idratazione e tutto, però con delle forme particolari io ci sono arrivato a farla. Ho trovato una fantasia facendo una pizza a forma di stella, in questo caso la Carnevale, perché rappresenta proprio il periodo della festa di Carnevale che si fa a Napoli. Con una pizza a forma di stella ripiena di ricotta e al centro è una classica lasagna rivisitata nella pizza napoletana, quindi con salsiccia, fior di latte e margherita al centro. Quindi sono pizze un po' più particolari, nate in momenti in cui vedo delle cose più particolari, più diverse, insomma. Ci metto tanta passione nel lavoro che faccio, perché per me fare il pizzaiolo è fondamentale. Io ci do anima e cuore nel fare questo lavoro. Io credo che il futuro della pizza sarà sempre crescendo. Per me la pizza è storia, è arte. È passione, amore, quello che abbiamo noi napoletani per la pizza. Sono Isabella Deschamps, titolare e pizzaiola della pizzeria Isabella Deschamps Pizza Fritta a Napoli. Per me fare pizza è una forma d'arte. Mi innamoro quando faccio la pizza e faccio innamorare, avendo l'arte. Prendi l'arte e mettila da parte, diceva mia nonna. La tradizione non è una prigione, anzi noi dobbiamo ringraziare i vecchi pizzaioli se oggi noi giovani siamo così, anche se noi la tradizione, abbinandosi con l'evoluzione, ci siamo completati. Perché? Prima facevamo una classica margherita, ora possiamo donare ai nostri clienti una marcia in più. La cosa bella che ti voglio spiegare, noi creiamo il nostro studio con le donne. Cerchiamo di non far cucinare le donne a casa e portare i loro piatti, tipo il baccalà alla catalana, gamberi a calamari, tutto quello che non possono cucinare a casa lo mettiamo noi sulla nostra pizza fritta. Unico come pizzaiolo non mi reputo in gamba, mi reputo donna, che è differente. L'esperienza che voglio dare ai miei clienti quando arrivano nel mio locale è di emozionare. Perché stanno mangiando la pizza fritta, sai che la pizza fritta a Napoli la mangiano solo le persone del quartiere? Noi stavamo cercando di far abituare a tutti, sai che facevano? Mi venivano le donne dicendo no, la pizza fritta come fate? Io mangio solo margherita. Noi abbiamo fatto uno studio. Sulla margherita, sai quanti grammi di olio si mettono? Almeno 6 o 7, la mia pizza fritta ne assorbe solo uno. Quindi vengono, fanno un'esperienza, si emozionano, se ne vanno e ritornano. Questa è una cosa emozionante. La felicità che mi dà essere un pizzaiolo è che io quando scendo le scale di casa mia non vedo l'ora di arrivare in pizzeria per far godere i miei clienti. E quando è che mi arrivano e mi dicono: tu sei Isabella Deschamps, hai vinto tanti premi quest'anno, come ti senti? Cioè guarda, io mi sento bene, io sono contenta di far vivere un'esperienza culinaria che per voi la portate a Hong Kong, in America, in Belgio. A me questo mi fa piacere, questa è la mia felicità, che persone di un altro pianeta mi vengono qua direttamente in pizzeria, si mangiano la pizza e la portano nel loro paese.
Il mio quartiere della sanità, quando io scendo, passo per i mercatini, passo dal fruttivendolo, vado a prendere tipo 1 chilo di melanzane. Abbiniamolo, pesce spada e melanzane, per i colori, per i profumi che mi do nel mio quartiere. Questa è una cosa bellissima. La pizza è amore, è l'amore mio. Sono Salvatore Santucci, proprietario della pizzeria Maccam a Pozzuoli. Sono diventato pizzaiolo perché mi sono innamorato subito del movimento delle mani del pizzaiolo. Per me, come lui toccava gli impasti, per me era un gioco, però poi è diventato amore profondo perché toccare la farina, il fascino che avesse l'acqua a contatto con la farina diventava impasto. Per me era una cosa assurda, cioè per me era un mistero. La pizza non è solo cibo da fast food, veloce, street food, o via discorrendo. Per me resta comunque una forma d'arte, perché l'espressione massimale di una pizza, cioè il trasporto proprio del pizzaiolo, il DNA, è trasportato il DNA dentro l'impasto, quindi una forma d'arte. Una pizza tu la crei e gli dai una forma. L'occhio è il primo organo che mangia la pizza, quindi una pizza ben presentata risulterà già ben accettata a noi mentalmente. Quindi una pizza ben presentata è già una forma d'arte, è un po' come una scultura. Io dipingo, faccio sculture, per me la pizza in quel momento diventa quasi un quadro. E mettere insieme tanti abbinamenti e cercare logica anche nei colori è per me importante, quindi diventa forma d'arte. Io dico sempre che l'innovazione non è altro che l'evoluzione della tradizione stessa, cioè non stravolgere, ma prendere una pizza e curarla nei minimi particolari, seguendo comunque disciplinare il procedimento, e metterci qualche cosa dentro che possa essere innovativo. L'innovazione nella pizza ci vuole, ma fatta sempre con attenzione, con cura e intelligenza. Per me l'ispirazione massimale sta anche nel fatto di avere a disposizione veramente tanti colori e tanti profumi a Napoli. La pizza per me è importante se voglio essere innovativo anche la presentazione, quindi per esempio una pizza, io ho la mia gialla in crosta, è diventato un must. Gialla in crosta è impasto giallo alla curcuma, abbiamo il pistacchio sopra verde, abbiamo questa pancetta che va in cottura e diventa bacon, il pomodorino giallo in uscita, questa granella croccante sopra e diventa un quadro, chi la guarda dice un'anima. Qualcuno mi ha definito un pazzo perché sono uno che propone e va avanti per la sua strada e le idee non se le fa confondere. Se decido di fare una cosa, la faccio senza peli sulla lingua, senza paura di essere giudicato, perché il mio mondo è così e ve lo voglio mostrare a tutti che il mondo pizza è variegato. Così anche per esempio la nera, la 'nduja inzuccata, quindi abbinamenti di colori nero, pomodorino giallo e rosso. La zucca sotto, un po' di 'nduja di spilinga e rende tutto equilibrato, l'amaro, il dolce, la zucca, l'amaro dell'impasto, l'equilibrio fra i due pomodorini giallo e rosso e ti dà questo piccante. E così nascono le mie pizze capolavoro. Il futuro della pizza è proprio questo, devono essere bravi a cogliere questa occasione che la pizza ci dà. L'evoluzione stessa, gli ingredienti che possono essere molteplici, come si diceva prima, esponenziali, si crescerà sempre, in un mondo sempre più innovativo, sempre più caratterizzato da cose nuove. La pizza è passione, arte e genialità. Un'anima. Sono Marzia Buzzanca, la pizzaiola di Percorsi di Gusto, il mio ristorante pizzeria dell'Aquila in Viale della Croce Rossa 40.
Il mio approccio nella creazione di nuove pizze è molto aperto, appunto, alla creazione. Mi piace molto creare. A volte arrivo la mattina che ho un'idea fissa in mente, che ho pensato la notte perché magari il giorno qualcosa ha catturato la mia attenzione, e il giorno dopo mi porta a fare ricerca, a creare una nuova pizza, come può essere un fiore, un quadro, come ho detto prima, oppure un prodotto che ho trovato che mi piace, che mi interessa. Assolutamente non è un fast food veloce, per me è una forma d'arte, perché quando guardo le mie pizze cerco sempre di creare qualcosa. Io amo molto la natura, di conseguenza molto è legato alla natura, ai fiori, ai prodotti. A volte alcune pizze mie sono nate guardando un quadro, di conseguenza cerco di ricostruire con i prodotti i colori che ho visto, che mi hanno affascinata, che mi hanno attratta, e quindi penso, io amo molto la fotografia, di conseguenza tutto ha un filo conduttore che finisce sulla mia pizza. E una volta sfornate le pizze, qui raccogliamo tutto il lavoro che abbiamo fatto durante la giornata, soprattutto quando tagliamo con la rotella sentiamo innanzitutto la fragranza della parte esterna, la morbidezza della pizza, perché la mia pizza è abbastanza alta rispetto alle altre, e quindi abbiamo questa sensazione e questi profumi molto forti dovuti anche agli ingredienti. La spicchiamo in 8, la farciamo ed è pronta per essere degustata. Appunto, lotto molto per questo motivo di non essere imprigionata nella tradizione, perché non bisogna assolutamente snaturarla, ma bisogna crescere e migliorarsi. È qui che si va avanti, diciamo, si diventa anche più attuali con tanto studio, lasciando un po' gli schemi, appunto, come ho detto prima, senza snaturare diciamo, la vera pizza, che comunque è sempre farina, acqua e lievito. E devo dire che la mia più grande soddisfazione è quella di riuscire quasi sempre a trasmettere tutto ciò che impiego nel mio lavoro, la mia filosofia e la mia grande passione, perché essermi ritrovata pizzaiola per me è stata la cosa più bella che mi potesse accadere, e quindi quando lavoro molto spesso penso proprio a tutta la mia storia. Ed è per questo che credo che molto spesso i miei clienti raccolgono tutto quello che c'è dentro al piatto. Per me la pizza è unione, conviviale, e per me la pizza è la mia vita, perché è tutta la mia giornata. Sono Franco Pepe, sono un artigiano della pizza. Ho sempre fatto la pizza perché sono stato sempre vicino a papà, perché sono cresciuto con papà e la sera lo aiutavo. E tra il fare la pizza e essere pizzaiolo c'è stato questo passaggio, soprattutto dopo la perdita di lui, ho pensato di andare per un percorso mio e di diventare pizzaiolo. Perché dobbiamo sempre scindere da quando uno fa la pizza e da quando uno si sente poi pizzaiolo. La mia pizza è ragionata, quindi non può essere considerato un fast food, perché oggi c'è tanta cucina pure dietro alla mia pizza, e quindi è giusto che ci sia un concetto più slow della pizza, per dare un tempo giusto ai miei clienti per ragionarci e quindi per ragionare soprattutto su tutto ciò che io qualitativamente rimetto nel piatto. La pizza può essere considerata una forma d'arte nel momento in cui tu hai messo nel modo giusto, equilibrato i sapori sulla pizza, quindi c'è una creazione sia nell'impasto che nel condimento, e soprattutto quando riesci a regalare un'emozione al palato dei clienti che genera un ricordo, il ricordo che li farà ritornare da Pepe in Grani. Molti pizzaioli rimangono ingabbiati nella tradizione perché a volte non ci sono le competenze per sperimentare, per andare oltre. Quindi il pizzaiolo è stato sempre un artigiano, non ha avuto mai una scuola che l'abbia formato, e molti rimangono imbrigliati nella tradizione.
Per molte persone forse è una giustificazione la tradizione e quindi rimanere incambiato in una tradizione che non ti dà la possibilità di andare oltre. Che riesco, la mia voglia di sperimentare sempre. Allora, l'interpretazione del mio impasto io cerco di estremizzarlo veramente nel modo, diciamo che 70-75% di idratazione è alla base del mio impasto, però a volte riesco a sperimentare, mi spingo sempre oltre, sai, un qualcosa in più. Come diceva il grande Keaton, il meglio del meglio più uno, devi dare sempre un qualcosa in più a all'obiettivo che tu già hai raggiunto precedentemente. L'orgoglio che oggi sento è quello di aver ricevuto gli insegnamenti da papà nel modo giusto, li ho messi in pratica con il mio percorso di Pepingrani e poi averli trasmessi questi insegnamenti ai ragazzi che lavorano con me, ma soprattutto a Stefano, che è mio figlio, che rappresenta la quarta generazione di panificatori. Dagli anni 30 ad oggi, dal pane alla pizza, una continuità incredibile. La pizza è come l'universo. Non esistono limiti, ma solo possibilità.